A che ti serve il cinema? Tu sei un regista come me, quindi forse puoi capirmi. Il cinema mi serve forse prima di tutto per dare uno stile alla mia vita. Poi mi serve per non impazzire, forse. Mi serve per interpretare una realtà che mi sembra misteriosa, disordinata. Insomma, mi serve per mettere in qualche modo un po' di ordine in questa specie di caos che sento dentro di me e fuori di me. È un film come Il Conformista. In tutto questo, oggi per te, che ruolo gioca? Io vengo da un'esperienza che è quella di un film che tu conosci, che si chiama Partner. Un film di ormai di un anno e mezzo fa, la cui storia, il cui interesse per me, al di là della storia dei personaggi, era quello di distruggere la sceneggiatura, cioè di distruggere la struttura narrativa preesistente al film. In che misura tu hai voluto, nel Conformista, tenere in piedi il racconto di Moravia e invece in Partner distruggere il sosia di Dostoevsky? Beh, proprio per questa esigenza di cui ti parlavo prima, di mettere ordine nel caos. Ti dicevo dell'esperienza di Partner, no? Partner è un film a struttura aperta. Io sono partito da qualcosa di preciso che esisteva, che è il racconto di Dostoevsky, e man mano il film, nel suo farsi, ha distrutto questo racconto, no?